Niente. Il prossimo ospite è un giovane cantautore. È stata una scoperta della Billy Records, è un cantatore ancora sconosciuto alla maggior parte delle persone, ma a detta dei suoi discografici è destinato a un sicuro successo. Facciamolo entrare, Ernesto Cingo. Eccolo qua. Innanzitutto benvenuto a Bla Bla Bla. Ecco, grazie. Perdona la nostra ignoranza, però appunto sei un cantatore emergente, quindi cerchiamo di scoprirti insieme ai nostri telespettatori. Che tipo di cantatore sei? Da dove attingi per le tue canzoni, la tua ispirazione, insomma? Beh, il mio background, diciamo, che fa parte di... Scusate. Cellulare. Pronto? Sì. Sì, un po'. Però dopo le 21, fino alle 11 meno un quarto, perché poi ho da fare. Grazie. Scusami. Ciao. Sì. Ciao. Scusate. Ecco, vabbè, può capitare uno. No, vabbè. Dicevamo, a quale musica ti ispiri? Qual è il tuo genere? Ma il mio genere è fondamentalmente... scusate, eh. Beh, guardo chi ha, magari vabbè, non rispondo. Vabbè, ma... Ah, l'avvocato, scusate. Devo rispondere. Vabbè, ho capito. Pronto, ma sì. No, non mi rispondo, sì. No, bisognerebbe spostare... Sì, ti ho mandato un messaggino perché non posso mercoledì, capito? Bisognerebbe spostare a venerdì, capito? Va bene? Grazie, scusami, eh? Sì, sì, ciao. Sì, ciao. Possiamo continuare? Sì, no, sì. Dicevamo... Ecco. Qual è la... Scusate, vabbè. Vabbè, Ho capito, cosa devo fare? Vabbè, pronto, sì. Domattina non posso. Non posso domattina. Bisognerebbe venerdì. Facciamo venerdì, va bene, grazie. Ti chiamo dopo, vai. Ciao. Che fa, lo spengo? Direi proprio di sì, direi. Spegniamolo, grazie. Va bene. Grazie. Allora. Dicevamo, che tipo di cantatore sei? Io potrei definirmi un cantatore impegnato. Ecco, non è stato ancora pubblicato niente della tua musica. Puoi darci un assaggio? Certo, vi seguirò se volete. Quest'oggi l'amore è come un fiore. Va bene, grazie. Benissimo. Mi avvicino. Ernesto Cingo, l'amore è come un fiore. L'amore è come un fiore che mi riempie il cuore. Io ti amo molto e questo fiore lo copro. Amore, amore mio, cuore, cuore mio, fiore. Sembra un testo impegnato. Ma chi l'ha detto che era impegnato? Lei si è definito un cantatore impegnato. E certo che sono impegnato. Qui se non spingevo il cellulare ci si faceva notte, scusate. Scusi, il suo testo è una cazzata. È una cazzata, sì. E chi ce l'ha il tempo per scrivere le canzoni decenti? Scusate, sono impegnato. Vada via, cialtrone, fuori. Sì, via, vabbè, fuori, vada via, ho via, capito, però. Via! Guarda. Come al solito, Bla 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 è molto sensibile a un tipo particolare di mansioni, di occupazioni, di professioni, specialmente quelle che comportano un rischio nel loro svolgimento. Esatto, qui parliamo di una categoria che lavora sempre all'oscuro, comunque, per proteggere l'incolumità delle nostre autorità. Sì, sono i cosiddetti gorilla, insomma, le vere e proprie guardie del corpo. Infatti, leggo qui che lui è maestro d'armi, campione di tiro al bersaglio con armi da fuoco, maestro di arti marziali specializzato in tecniche di autodifesa a mani nude, una vera e propria macchina da guerra. Sì, con vere e proprie mani nude. Facciamolo entrare, Franco Menotti.